Buongiorno e ben ritrovati. Anche oggi una nuova avventura, ma oggi un'avventura particolare. Oggi affrontiamo il nostro primo GeoTour. Non saremo soli, ci sarà una bella compagnia che ci accompagnerà e per il momento siamo in avvicinamento. Il primo step, il recupero dei passaporti. Alla fattoria di Pietrabuona. Buongiorno! Sono senza mascherina però. La signora Stella, buongiorno, mi hanno parlato tanto di lei. La Svizzera pescetina in valeriana è questa. E 25 casci in tutti questi posti. Questa è la più avventurosa perché avrete 20 minuti di camminata nel bosco. Ormai è abbastanza frequentato, per cui è già più pulito che all'inizio. Ovviamente voi potete decidere da dove cominciare, basta che facciate il giro completo, che rispondiate a tutte queste domande, poi tornate qui, io controllo le domande, vi do il GeoCoin. Perfetto. E un bacio in fronte. No, non posso. Un bacio in fronte. Che meraviglia, ma questa è la Svizzera pesciatina. Con queste parole, lo storico ed economista Jean-Charles Léonard Simon de Sismondi battezzò la Valeriana, la valle che risale da Pescia, poiché gli ricordava la verdeggiante e montuosa Svizzera. I borghi di quest'area hanno una storia millenaria e prendono il nome di Castella. E noi siamo stati pronti a vivere questa avventura. Questa è la nostra pieve, questo monumento nazionale, le prime notizie di questa pieve risalgono all'879 d.C. La struttura attuale non era così grande, ma la struttura attuale è poi stata fatta intorno al 1100 e ha subito nel tempo moltissimi rifacimenti, non per uno, per, tra l'altro l'ultimo molto consistente e importante nel una fine del 1800, dove è stata completamente smontata la chiesa, mentre dal 78 al 2006 la pieve è stata chiusa perché aveva problemi di cedimento, sono stati gli scavi sotto, dove sono stati trovati le fondamenta della vecchia chiesa, dove è stata ritrovata la fonderia delle campane, un fonte battesimale a immersione che è stato sotto il pavimento. Le belle arti hanno voluto ricoprire tutto, al momento non ci hanno dato neanche un minimo di documentazione fotografica, purtroppo. E, tanto è vero che poi, sempre per il discorso di belle arti, il rifacimento delle porte, pavimentazione interna, la lasciamo perdere. A parte il discorso di importanza, perché questa pieve qui era una pieve lucchese, il territorio fino al 1519 faceva parte della diocesi di Lucca. Tanto è vero che alcuni paesi che sono qui intorno, pur essendo provincia di Pistoia, fanno ancora parte delle diocesi di Lucca, quindi seguono i confini del 1519, 500 anni fa.
nel 1519 Castelvecchia viene annesso sotto la giurisdizione fiorentina, quindi la Pieve comincia a perdere un po' la sua importanza. La Pieve era molto ricca perché praticamente era come se fosse stata una cattedrale del luogo, quindi andava a raccogliere il bacino di utenza, la Pieve appunto raccoglieva la plebe di tutta la valle. La facciata è come l'esterno, è tutta contornata da capitelli, di cui 33 ai lati, sopra e sotto, e tutti i capitelli sono diversi uno dall'altro, hanno tutte rappresentazioni che riportano a simbologia templare, tipo ad esempio la rosa templare, perché ricordiamoci, come diceva prima la signora, che stavo su una capillare della via Francigena. Questa chiesa molto probabilmente faceva parte, appunto, era un luogo di ricovero, di sosta appunto per questi templari, per i pellegrini che appunto andavano verso la grande alto fascio. Abbiamo tanta simbologia, come per esempio possiamo vedere la rosa templare sul quarto capitello, le croci. Una cosa molto particolare sono questi mascheroni che sono in facciata, che hanno molto un'assonanza molto particolare, cioè assomigliano ai mascheroni Maya. Che però è un'epoca non consona, perché l'America è scoperta nel 1400, qui si parla del 1100, quindi non si riesce a capire, cioè hanno la funzione comunque di questi mostri che scacciano il male dall'uomo. Mentre in vetta abbiamo quel trittico, diciamo, che ha un significato, cioè non si riesce a capire bene il significato, è un rifacimento ottocentesco, l'originale dietro, magari dopo quando scendiamo giù ve lo faccio vedere, che si vede bene che sono la figura di un uomo che ha due donne ai lati, un uomo in croce, quindi si presuppone Gesù con le due donne. La cosa curiosa è che sull'originale una donna ha un bambino in collo, mentre l'altra ha una lanterna sotto nel ventre. Questa è la parte più antica, dove appunto parlavano questi studiosi esemplari, qui veniva rappresentata con questo colonnato, questo fitto colonnato, che anche la foresta doveva andarsi a districare per andare a cercare la luce del santo grano. Quindi avevano inventato un rosario fomentato. Cosa i contadini non sapevano leggere e scrivere, quindi parlare di assunzione, di risurrezione potrebbe essere difficile. Quindi hanno fatto le immagini dei misteri del rosario. Queste immagini sono conservate discretamente bene, sono state restaurate nel 2007, diciamo. Cioè, si è fermato il degrado, perché altri non, cioè, hanno avuto un intervento di restauro non diciamo conservativo e di pulitura. We'll be right back.
Thank you.